Siamo a Torino, che ospita quest'anno il Congresso Nazionale della Lega Italiana contro l'Epilessia. Facciamo il punto sulle novità e sulle problematiche che circondano la malattia con Giuseppe Capovilla, segretario della LICE. Dottore, quali sono i temi caldi, le novità più importanti di cui si parla durante questo congresso? Sono sostanzialmente due i temi che affrontiamo in questo congresso. Il primo è la prognosi dell'epilessia, in particolare se di epilessia si può guarire, e il secondo tema invece sono i rapporti tra l'epilessia e il sonno. Questo è particolarmente importante perché molte manifestazioni possono non essere di natura epilettica, possono simulare un'epilessia e molte di queste si manifestano in sonno, quindi sono molte le problematiche legate alla diagnosi differenziale tra manifestazioni epilettiche e non. Ci sono ancora problemi aperti sul fronte diagnostico? Ovviamente sì, ci sono ancora problemi aperti sul fronte della diagnosi, anche se si sono fatti molti passi in avanti. Ci sono problemi aperti soprattutto riguardo a capire se una manifestazione di natura accessuale, quindi parossistica improvvisa, sia di origine epilettica oppure no. Ci sono anche problemi di inquadramento delle singole sindrome epilettiche, anche se evidentemente si sono fatti veramente molti passi avanti nel corso degli anni per quanto riguarda proprio l'inquadramento elettroclinico. E sul fronte dell'assistenza ai pazienti? Sul fronte dell'assistenza si è lavorato molto, la LICE ha dato il suo contributo perché abbiamo stimolato la creazione di centri e riconosciuto dei centri dove si fa un'assistenza di eccellenza delle patologie epilettiche, e questo ha creato a livello nazionale un network di centri in cui appunto vi è un'ottima qualità dell'assistenza epilettologica. Ecco, esistono criticità ancora non risolte anche nel trattamento della malattia? Beh, una buona percentuale di pazienti è ancora farmacoresistente, questo sia in età pediatrica che in età adulta, e quindi le criticità ci sono, dobbiamo stimolare la ricerca per trovare nuovi farmaci, nuove metodiche, stimolare la chirurgia dell'epilessia per ridurre la quota di pazienti che non rispondono ai trattamenti. Ecco, ancora oggi l'epilessia è circondata da un certo stigma e da molti pregiudizi, che spesso sono fonte di un grave disagio psicologico per i pazienti. Cosa si può fare per affrontarli? Ma guardi, noi da molti anni la LICE ha in atto una campagna contro l'epilessia, contro i pregiudizi dell'epilessia. Non solo la LICE, ma anche la ILA, c'è una campagna internazionale che si chiama Out of Shadow. Io sono responsabile di una task force sullo sport d'epilessia e abbiamo creato un gruppo di testimonial, sono circa una novantina di personaggi famosi dello sport che si sono fatti fotografare con bambini affetti da epilessia per veicolare il messaggio che non c'è pregiudizio nei confronti dell'epilessia. Quindi stiamo lavorando su molti campi della nostra società, stiamo lavorando sulle scuole, stiamo lavorando a livello di media, è certamente una lotta lunga perché il pregiudizio si trascina dai tempi dei greci.